Oh, yeah.
Menzelli l'abbiamo sentito sbocciato, però questa è una cosa che lo ha caratterizzato. Sono state delle immagini forti, delle immagini emozionanti, un Inter da record, l'abbiamo raccontata con una diretta da record, perché siamo arrivati quasi alle 10 ore qui insieme a tutti coloro che ci hanno seguito, insieme anche a Marco Andreoli e a Cinzia Doroni, che vado a salutare in terrazza. Intanto qui Piazza Duomo si sta spopolando piano piano, ci ha raggiunto anche Fede, siamo al completo. Fede, ci hai raccontato ogni tappa della parata nell'azzurra, anche correndo qualche rischio, ma ti vediamo integra. Meno male, direi, sì, è vero, lo devo ammettere che ho corso, ma molto volentieri, qualche rischio pur di garantire i collegamenti a qualche immagine esclusiva in più. Devo dire che ancora sono incredula da quello che ho visto, ve lo dicevo prima, le camere spente. Tutti si immaginavano una grande festa, tanti tifosi a seguito, ma così tanti, credetemi, quando sono arrivata qua in Duomo non rendeva l'idea di quello che invece abbiamo vissuto durante tutto il percorso. Me lo dicevo prima, io guardavo per terra, non vedevo un centimetro di pavimento libero, c'era gente ovunque, a un certo punto anche veramente arrampicati sui lampioni, sui semafori, sulle statue, gente dai terrazzi, dai balconi, seguivano anche bambini piccoli, un calore così io non l'ho mai visto sinceramente, non so tu Marco che... Marco l'ha vissuto, Fede! Io l'ho vissuta, ne ho parlato prima, era stata anche quella un'emozione unica, un titolo che era atteso da tanti, tanti anni, per cui c'era voglia veramente di tornare a festeggiare, di festeggiare in maniera incredibile, però forse una festa così, un numero, migliaia di persone come abbiamo visto oggi, no, forse probabilmente in quell'occasione non c'erano, o non me ne ricordo, o io non ho questo ricordo veramente. Oggi è stato una marea di folla continua che ha accompagnato il Puma, che ha accompagnato i ragazzi, che ha popolato San Siro prima nel corso della gara e poi insomma ha voluto abbracciare i ragazzi e portarli, sportarli fino a qui. E la piazza veramente dalle 2 di oggi pomeriggio abbiamo visto arrivare le prime persone e dalle 6 di questa sera era già totalmente piena, e per cui è stata un'attesa lunga anche per loro, però veramente c'è la voglia di continuare a festeggiare, di abbracciare questi ragazzi, veramente abbiamo vissuto qualcosa di incredibile. Continua a festeggiare anche Federico Di Marco, che sta guidando la festa nell'azzurra. Vede, lunedì sera, esatto, lunedì sera, no? Quindi lui è arrivato, è iniziato ad arrivare piano, come si suol dire, e anche adesso è lui il grande animatore a rubare la scena con i suoi. Non hanno smesso veramente di cantare e anche di ballare, diciamo, da quando siamo partiti a quando siamo arrivati, lo stanno facendo tuttora, non so nemmeno come facciano avere ancora la voce. Ma sa che domani noi ce l'avremo, sa che domani anche noi non avremo più la voce, gli occhiali di Ticus sono i più gettonati. Sì, pazzeschi, ho visto che hanno fatto un po' il giro, hanno fatto il loro giro durante la diretta Instagram con Gianna il giorno dopo, no? Quel progetto la indossava, se non sbaglio, a Flani. Sì, tra l'altro ne parlavo prima, ho visto un mister per la prima volta veramente scatenato, senza freni di mister, mi viene da dire, perché lui sì, è vero, siamo abituati a vederlo magari scatenato, ma nel contesto in cui comunque sta seguendo in maniera concitata la partita dalla panchina, ma vederlo così è quasi forse un po' liberatoria, no? Come se fosse un'esultanza finale che si è liberato e finalmente tira un sospiro di sollievo, dice ok, è vero, ce l'abbiamo fatta e si è lasciato andare. Quindi l'abbiamo definito un po' così anche con Marco, sta sprigionando, abbiamo detto, tutta la gioia e anche la tensione che ha accumulato questa squadra nel corso di tutta la stagione. Dicevi, hai visto anche tanti balli, è incredibile, no? Con quanto è internazionale questa squadra. I balli arrivano da tutte le parti, dalla Turchia, ho visto anche un po' di salsa, non solo da parte di Cuadrado, la ballano tutti la salsa. La ballano tutti, sì, sì. Praticamente i sudamericani
sudamericani, come ben sai, cara Cynthia, però sì, tutti, devo dire quasi tutti scatenati, tutti veramente molto 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 partecipi. È stata una festa che sognavamo di poter raccontare, sognavamo di poterci essere, no? Però ecco, viverla poi, veramente poterla raccontare, è stato qualcosa di unico, perché prima dicevi Marco, sì, io forse ho passato tempo, non me lo ricordo, c'è da dire anche che l'ultimo scudetto è stato un po' particolare, nel senso che c'era ancora il periodo, lo strascico del Covid, quindi effettivamente non c'era stata la possibilità, proprio per causa di forza maggiore, di festeggiare in questo modo, e quindi magari anche per questo c'è stata un'esplosione. Sì, io credo di sì, insomma, questo ha giocato sicuramente un ruolo importante, il fatto di non aver potuto festeggiare lo scudetto del 2021, non aver potuto in quell'occasione festeggiare in maniera adeguata, in maniera così ampia, in maniera così partecipata, insomma anche il fatto di aver visto in queste ultime stagioni, non solo quest'anno ma in questi ultimi anni, uno stadio San Siro sempre, sempre pieno, sempre veramente incredibile l'atmosfera che abbiamo vissuto, e credo che questo sia un po' quello che ci portiamo dentro da quel momento lì. Insomma, c'era voglia di tornare in questi anni a poter godere appieno emozioni forti, emozioni belle, e sicuramente poter tornare a godere di una serata, di una giornata come quella che abbiamo vissuto. Indelebile, no? Rimarrà nella storia nerazzurra. Beh, mica racche, direi che vi abbiamo raccontate un bel po' di curiosità inedite, grazie a Fede. Abbiamo sforato il traguardo delle 10 ore, guardavo l'orologio. Sì. Non so se abbiamo sforato il traguardo. Io però, prima di salutare, ci tenevo a ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in questa lunghissima diretta. Ci tenevo in modo particolare a ringraziare voi due, Rachele e Cynthia, che sono state in diretta tantissime ore, e ovviamente anche tutti coloro che stanno dietro la telecamera, sono tantissimi e contribuiscono a rendere questo tutto possibile. Ci tenevo a dire grazie anche a loro. E ci teniamo anche noi a ringraziarti per averci raccontato questa giornata, e ci uniamo naturalmente ai tuoi ringraziamenti. Grazie Marco per avermi tenuto compagnia in queste lunghissime ore. Assolutamente, è stato un grandissimo piacere, è stato un privilegio, insomma, poter essere qua insieme a voi, poter aver avuto la possibilità di rivivere quei momenti, di rivivere un'altra volta un'emozione così bella, così unica, per cui sono io che ringrazio voi, ringrazio tutta la squadra, e insomma siamo stati bravi a raccontare, abbiamo cercato di raccontare più che potevamo, insomma, una giornata che sicuramente rimarrà nella storia di questo club. Sì, abbiamo combinato tutto, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, è stato bellissimo raccontare questa giornata, buonanotte a tutti. Le parole di Federica mi hanno fatto venire un po' il nodo alla gola, no? Un po' l'emozione l'ho sentita, perché è vero, abbiamo lavorato tutti tantissimo per raccontare questa giornata, per raccontare questo traguardo. È da giorni che ci lavoriamo, anche noi, no? Un po' come la squadra ha lavorato per organizzare questa passerella, anche noi abbiamo lavorato con tutti i tecnici, con tutti i ragazzi della regia, con tutti i ragazzi che creano i contributi, abbiamo lavorato veramente tanto per cercare di raccontarvi al meglio quella che è stata una stagione difficile da riassumere in sole 10 ore di diretta. Molto emozionante, come ha detto giustamente Marco, che rimarrà sicuramente nella memoria collettiva di tutti noi. Andiamo anche da Gaia Cotto, che è in compagnia di Dav. Siamo riusciti a recuperare Dav. Rachele, Micaela, grazie, siete state incredibili. Lo so che normalmente non si fanno i complimenti, ma Dav, siamo in onda da ormai forse 10 ore di più. Chi lo tiene più il tempo? D'altronde, quando si scrive la storia, questo ed altro, le emozioni sono state tante, sono state indescrivibili, forse le immagini le hanno raccontate meglio di quanto possano fare le nostre parole. Tu hai seguito tutto il tour, quindi puoi dirci meglio l'entusiasmo che hai visto nello sguardo dei tifosi, nelle loro voci. Guarda, è stata una maratona a tutti gli effetti, da San Siro fino in Duomo, ho fatto
tutte le tappe di questo percorso, ho provato a raccontare anch'io dal mio punto di vista tutte le emozioni da sotto il pullman. È stato incredibile, in primis perché ho raccontato un'esperienza che non mi era mai capitata nella vita, e quindi ringrazio per l'opportunità e mi metto nei panni dei tifosi e da tifoso di tutta la giornata che hanno vissuto, e mi auguro soltanto in parte anche per chi ci ha seguito da casa che sia arrivato questo sentiment comune, che è stato davvero incredibile. Siamo privilegiati di aver avuto l'opportunità di raccontare quello che abbiamo visto oggi, una grande giornata di festa. Io ti devo dire che me la immaginavo pazzesca, ma non così tanto. I nostri tifosi si sono davvero superati. Quando è arrivato qui in Duomo l'autobus, l'avete visto anche dalle immagini, è stato qualcosa di incredibile. La piazza era strapiena ed era tutto organizzato alla perfezione: le luci, i colori, i fuochi d'artificio, i cori, i profumi, tutto era qualcosa che mi piacerebbe trasmettervi tramite la telecamera, e spero insomma di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Che cos'è la cosa che ti ha colpito di più? Guarda, hai detto benissimo, io mi aspettavo sicuramente un bagno di cuore incredibile, ma sono rimasto senza parole. Noi qua la terrazza ci siamo goduti appieno l'arrivo dei pullman, ed è stato qualcosa di indescrivibile, dai cori, i fuochi d'artificio, i fumogeni, è stato un insieme che ha creato un'atmosfera che a mio modo di vedere non ho mai vissuto in vita mia qualcosa del genere, quindi credo che sia davvero incredibile, davvero. Incredibile davvero, forse è la parola che continueremo a ripetere per molto tempo. È stato pazzesco anche vedere come i tifosi non hanno mai mollato il secondo, nemmeno oggi, nemmeno per questi festeggiamenti. Thank you.
ce lo siamo meritati. Pensa che cosa vi ha trasmesso in questa stagione? Ha cercato magari in qualche momento di contenere il vostro entusiasmo quando l'Inter continuava a dominare questo campionato? Sì, il mister è stato bravissimo, è cresciuto tantissimo, è una buonissima persona, c'è una bellissima intesa tra staff e giocatori, e anche questo è uno dei segreti per questo successo. Grazie mille. In questa lunghissima diretta ringraziamo anche Stefano De Vrij per le sue parole che ci hanno descritto ancora una volta le emozioni vissute oggi da tutti i tifosi dell'Inter, da tutti i giocatori dell'Inter. Mica, il mio ringraziamento più grande però va a te, che oggi mi hai veramente accompagnato per una super diretta insieme, e l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa, grazie a tutti i ragazzi, è stato, ripeto, un grandissimo orgoglio a posto finito.